Morace, eccoci qua, collegato con noi, sociologo, saggista. Che discorso è stato, secondo lei? E che società americana ha raccontato? Ma allora, è stato un discorso imbarazzato. Fermo subito, scusi, questo è il nostro Monte Rushmore che abbiamo fatto, diciamo, il nostro Pantheon. C'è Reagan, c'è la Clinton, c'è Obama e adesso c'è anche il presidente Trump. Morace, vai. Sì, no, in questo senso ho l'impressione che fosse imbarazzato da se stesso, no? E che anche tutti gli altri, perché Alan Friedman diceva farà un discorso trionfale, non è stato assolutamente questo. Mi sembra che si stia rendendo solo conto adesso della responsabilità che si è preso e quindi in effetti la speranza è che poi chi attorno a lui lo aiuterà in questi mesi e potrà in qualche modo anche rivedere una visione politica che è stata solo sempre contro qualcosa, no? Dovrà capire che deve costruire qualcosa di diverso. Però io mi concentrerei anche su un'altra cosa. Io credo che oggi sia più Clinton la Hillary che ha perso di quanto Trump abbia vinto. Sì. E qui io mi concentrerei, poi valuteremo i dati disaggregati. Ho l'impressione che la Clinton sia stata completamente abbandonata dai millennials, cioè da quelli che hanno fatto vincere Obama, e credo anche che i sostenitori di Sanders alla fine, nonostante il suo endorsement, non abbiano seguito l'indicazione, con l'impressione che il vero dato sia di un'America che certamente esiste, come diceva Andy Luotto, ma che in questo caso non si è schierata e ha fatto vincere l'altra. Ecco, in questo credo che ci sia molto da ragionare, no? Non c'è più un bisogno di essere rappresentati, ma forse più di essere riconosciuti, e in questo caso è l'America rappresentata da Trump che aveva più bisogno di essere riconosciuta, e gli altri è come se vivessero in un mondo a parte. Cioè Trump è stato capace, da straordinaria antenna sensoriale che probabilmente è l'uomo e il politico, a questo punto di percepire questo clima e di dargli una rappresentanza, mentre la Clinton, ecco qui tra l'altro le proiezioni sul numero dei grandi elettori ad oggi, in questo momento, alle, che ore sono? Alle 9:33, Donald Trump ha 279 grandi elettori, quindi è virtualmente superato il limite dei 270 voti per vincere, mentre diciamo...